tramite qui presente, va al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La sua visita odierna costituisce una giornata memorabile, nonché un evento storico per il Centro Islamico Culturale di Taira, e rimarrà indelebilmente scritta nella sua storia. Il Centro Islamico, dalla sua fondazione nel 1966, ha sempre avuto ottimi rapporti con le istituzioni del suo paese. Basta ricordare tre punti salienti del suo percorso, già accennati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sua Eccellenza Saleh El-Ghamidi. In secondo luogo, alla partecipazione del Presidente Sandro Pertini alla cerimonia della posa della prima pietra, avvenuta nel dicembre del 1984, ed infine a quella del Presidente Oscar Luigi Scalfaro nel giugno del 1995 alla cerimonia di inaugurazione. E siamo molto lieti oggi di vedere il nostro Presidente della Repubblica camminare sulle orme dei suoi predecessori e scrivere un'ulteriore pagina della storia del centro, che si inserisce in una continuità e si perpetua da quasi 40 anni. Signor Presidente, dall'inizio del terzo millennio l'Islam ha spesso occupato come tema e non come religione un immenso spazio nei dibattiti, ma tale crescente interesse non si è tradotto in una migliore conoscenza, anzi, una buona parte dell'informazione in circolazione è impregnata di connotazioni negative che hanno nutrito sospetto e paura e non hanno aiutato a costruire un cammino di convivenza serena e di integrazione positiva. Per integrazione positiva si intende non cancellare e neppure negare le radici culturali e religiose d'origine, e nello stesso tempo significa aprirsi ai valori universali consolidati da un sano clima di democrazia e di libertà. L'Italia, grazie al suo radicamento geografico nel bacino del Mediterraneo, ha tutta l'esperienza storica e umana per rispondere alle sfide odierne riguardante la gestione del flusso migratorio, dato che è passata da una società di emigrazione ad una di immigrazione. È vero che il contesto storico non è lo stesso, ma l'effetto dal punto di vista umano e direi sentimentale che deriva dallo spostamento rimane uguale. Sappiamo tutti che in Italia